Eccoci qua, signori, Big Luca da Dubai, il più milionario di Dubai. Recentemente io e la mia azienda, la Big Luca International Consulting, abbiamo lanciato un videocorso, un percorso formativo su YouTube che si chiama A Tubo Duro, nel quale insegniamo come vendere da YouTube e come utilizzare lo strumento YouTube all'interno della propria strategia di marketing. Se non mi conoscete, io sono uno dei punti di riferimento mondiali, consulente più pagato d'Europa per la strategia dell'online marketing, prima di me era tutta campagna, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso in questo video non voglio dire troppo di me perché questo video ha un altro scopo. E ovviamente nell'insegnare, noi insegniamo a imprenditori liberi professionisti come fare più soldi con la loro azienda, come acquisire clienti online, come educarli, come impostare un team telefonico, come alzare i margini e come fare molto più profitto per la propria azienda. E nel campo formazioni, consulenza, coaching, eccetera, e nel campo di aziende che hanno prodotti fisici ma che vogliono trovare, educare clienti online e poi vendono le loro cose fisiche, talvolta un intreccio dell'online e dell'offline, insomma. Sono uno stratega del marketing e ho un'azienda che fa questo. Lanciamo questo corso e ovviamente abbiamo dovuto far notare la differenza e far capire la differenza che ci guarda tra gli youtuber, ok, che semplicemente hanno un canale YouTube che fanno crescere, cioè questa cosa della community, ok, degli iscritti, e invece usare YouTube all'interno di un processo, di un ecosistema di marketing, non per niente noi lo chiamiamo lo strumento YouTube, in modo da vendere prodotti e servizi, trovare clienti tramite YouTube e organicamente con i video e con la pubblicità e vendere. Ovviamente abbiamo fatto dei nomi, ok? Uno dei nomi che abbiamo fatto per far notare come e per far capire la differenza tra un canale YouTube grosso che accumula una community invece un canale YouTube ingegnerizzato per vendere, che sono due cose completamente diverse, uno dei nomi che abbiamo fatto è quello di Marcello Ascani. Quindi Marcello, questo video è per te, sarà una sorta di mini consulenza privata perché in qualche modo abbiamo fatto il tuo nome e quindi il mio team ha detto: dai Big, fai un video, visto che l'hai smontato nel tuo webinar di vendita, magari fai un video dove gli dai dei consigli, potresti essere suo fratello maggiore, magari lui anche per motivi diciamo economici, tra virgolette, in senso buono, non viene in consulenza con te o perché è un po' dell'ambiente sbagliato e ancora non ha capito bene come si fanno le cose, dagli qualche consiglio. Quindi Marcello, adesso Big Luca, avrai l'onore di una mini consulenza da parte di Big Luca e ti do qualche consiglio su come fare dei soldi. E questo è un video secondo me interessante per tutti coloro che seguono gli youtuber e in qualche modo seguono anche personaggi, formatori, imprenditori come me, ma non capiscono molto bene o il nesso o appunto da che parte stare, che è un ragionamento assolutamente sbagliato, o che non riescono bene a capire in che modo YouTube c'entra con il marketing, in che modo, cosa gli youtuber vendano, cosa vendono i formatori, come si fa impresa, come si fanno soldi, che cosa c'entra allora YouTube con l'impresa, in qualche modo tutto questo calderone qui. Quindi in un clima assolutamente di collaborazione e bonarietà, visto che potrei essere tuo fratello maggiore, ti do qualche consiglio. Prendo te perché sei uno degli youtuber più visibili, ovviamente, parentesi. Guardo i tuoi video, mi piacciono, bravo, faccio anche spesso il tuo nome e ti porto ad esempio, non sempre positivo per quello che è sui soldi, però per quanto riguarda la tua il tuo modo di fare i video, gli argomenti, anche il tuo modo di parlare, mi piace, sei bravo, ok? Quindi non ti sto né insultando né sto provando ad attaccarti in nessun modo, semplicemente mi piaci come youtuber, ma per tua stessa missione fare lo youtuber non fa fare soldi. Quindi tu hai avuto un income, mi pare, di totale 90.000 euro lordi nel 2019, nel 2020 di 200 e passa mila euro lordi tra canale YouTube, collaborazioni e tutto. Con la pubblicità di YouTube si parla di 40-50.000 euro lordi per il tuo canale. Ora, alcune cose. Io ho osservato qualche tuo video dove tu dici che questi soldi sono tanti, mi vorrei soffermare su questa cosa qua. Allora, tu hai un canale enorme, ok, visibilissimo,
con un sacco di video. Ovviamente la tua priorità da YouTuber, questo spieghiamolo per chi guarda, non è fare video per la community, ma è fare video per l'algoritmo. Ok, quindi per chi si stesse chiedendo perché gli YouTuber fanno video di tantissimi argomenti diversi e poi tendono a verticalizzare quando un video diventa virale, proprio perché i video sono fatti per l'algoritmo. Questo è un po' il patema degli YouTuber come te. Fermiamoci qua, lo riprendiamo dopo. I soldi, ok. Allora Marcello, no, i soldi sono pochi, non sono tanti. Cioè con un canale visibile come il tuo, con il culo che ti tiri tu, perché poi tu lavori tanto, e video, andare in giro, riprendersi, devi avere dei cameraman con te o comunque ci vuole un equipaggiamento. E recentemente l'hai detto in un altro video, l'azienda va avanti con i soldi, nel senso che non è che si possa produrre del contenuto interessante gratis. Nessun emittente televisiva che parte in modo amatoriale, posso citare il caso di BioBlu, poi va avanti senza soldi, lo spendono 40, 50, 60 mila euro al mese, perché c'è un'impalcatura a un certo punto. Anche che tu non lo faccia solo ed esclusivamente, lo capisco perfettamente, a scopo di lucro, ma dopo un po' si va, il motore di un'azienda sono i soldi. E io ho notato anche, seguo tantissime persone, imprenditori e liberi professionisti, che è molto frustrante continuare a fare una cosa che è un'impresa, ma senza guadagnarci, anche personalmente, perché il profitto è molto importante. Quindi dovresti guadagnare molto di più, ok? La tua azienda dovrebbe guadagnare molto di più per avere molti più soldi da reinvestire in una crescita, e poi perché non so quali spese personali tu abbia adesso, ma ti accorgerai presto, e devi dare permesso a te stesso di capirlo, che non avere tanti soldi anche a livello personale non è una buona condizione di vita. Non c'è né dignità nella povertà, né un vanto, né sei una brava persona se hai meno soldi. Riempiti la banca e sii ricco sfondato, perché è uno dei modi per vivere la vita al meglio, non essere completamente impiccati economicamente e doversi raccontare che no, ma in realtà va bene così. No, ok, soprattutto se dai un enorme valore, cosa che tu fai con i tuoi video, che sono apprezzati e sono ovviamente guardati. Poi su questo mi vorrò soffermare. Quindi guadagni poco, ok? E guadagni poco come tutti gli altri YouTuber. Guadagnate poco perché non sapete cosa state facendo, ok? Allora Marcello e gli altri, voi dovete capire come vendere da YouTube, e dovete capire che accumulare una community, questa cosa in Italia l'ha portata Montemagno, che non ha idea di come si faccia marketing. Bisogna staccare il comunicare, il dare contenuto, l'accumulare una community e dei follower con il fare soldi, perché in qualche modo l'assunto, anche che trasparma giustamente dai, cioè tu non sai cosa stai vendendo, come si facciano i soldi. Il ragionamento di te Marcello, così come degli altri, e capita tantissime volte, ma anche con imprenditori che non c'entrano niente con YouTube, è questo: io creo valore, io c'ho i likes, gli shares, faccio la community e poi in qualche modo non ho soldi. E non è mai chiaro il legame, perché non c'è il legame, è semplicemente il marketing della speranza. E cioè, ma io costo, oltretutto online è veramente oscena la cosa, nel senso che vedi offline, tu e gli altri non lo potreste dire. Cioè, se io dicessi guarda, apri un negozio, fai entrare un po' di gente urlando e dando valore, poi gli chiedi cosa vuoi che tu gli venda, mi denuncerebbero per truffa, cioè direbbero Big Luca non si possono dire queste cose. Online però la cosa è accettata, cioè vedi, se io dico apri una catena di negozio, un negozio molto grande, fai entrare le persone con degli espedienti e poi vendigli, nessuno ci crederebbe. Online se tu dici fai una community, fatti seguire e poi vedi un po' ma da cosa nasce, la cosa è in qualche modo non solo accettata, ma arriveri, ah sì certo, dovrei costruire, ma guardate che non è così. Siete tutti nella stessa barca, ok? Anche persone che tu pensi guadagnino molto con queste, non guadagnano, ok? Un nome l'ho già citato. Quindi tu sei sicuramente un ragazzo molto molto motivato e volenteroso, che semplicemente mette il suo focus nella cosa sbagliata, in una cosa che diventerà... Io un minimo di frustrazione l'ho già notata. Io l'ho già notata.
produrre, te lo dice una persona che produce contenuto da anni in due lingue, ho un canale YouTube anche in inglese con più di 800 video, cioè ho prodotto migliaia di ore, prodotto e consumato migliaia di ore di contenuto, insegno da anni, faccio consulenza a persone che producono contenuto ma che capiscono come venderlo quel contenuto, quindi parliamo di info marketing per la maggior parte, di info business e di persone che fanno milioni o decine di milioni all'anno con questa attività di formazione, coaching, informazione in generale, oltre che servizi e tutte le altre cose. È veramente molto frustrante dopo un po' non guadagnare molto bene, perché in realtà l'energia richiesta per produrre contenuto, per produrre video, io ho un'azienda di copywriter, di coach, di manager che producono contenuto, cioè è tosta. Quando noi per esempio organizziamo un lancio, come è stato il lancio di A Tubo Duro, dove hai essenzialmente contenuto che vende contenuto, cioè io ho un'impalcatura aziendale che adesso comincia a essere piuttosto ramificata e il mio staff è pieno a tappo. Io stesso ho prodotto e devo produrre ancora, produco con piacere, a parte le consulenze, i corsi. Io adesso mi occupo della produzione di video di YouTube e dei video strategici, dei corsi. È intenso ed è anni che lo faccio. A volte... Se non guadagnassi dei milioni, cioè io non ne varrebbe la pena, anche perché dura continuare. Quindi, Marcello, bravo, video interessanti, complimenti, non andrai assolutamente da nessuna parte, ok? Anche perché la prova di verifica di quello che dico, tu in realtà già ce l'hai, perché hai un canale di 600.000 iscritti e guadagni 200.000 euro lordi, ok? È finito, nel senso, sì, poi avrai un canale da 1 milione, guadagnerai 300.000, ok, cioè hai capito perfettamente che il legame tra quello che fai e il come lo fai e l'income avrà uno stop, perché per guadagnare, non so, 1 milione netto all'anno tu dovresti avere un canale da 30 milioni, ok, ma sarebbe una fatica inutile e le possibilità che tu ci arrivi sono molto remote. Un'altra cosa... il mio psicologo diceva che io faccio l'insalata di parole, perciò ti do informazioni, sta a te poi rimetterle in ordine. In un video, probabilmente nell'ultimo video, ne ho guardati qualcuno dei tuoi, non è che passo il mio tempo a guardare, cioè, penso tu l'abbia capito, però ho visto a spot qualche video, il team mi ha passato specialmente l'ultimo. Dove dici una cosa intelligente, ma in realtà stai facendo un errore, dove dici che non ti interessa guadagnare per forza tanto subito, ma che comunque l'azienda va avanti coi soldi, quindi già c'è il primo tranellino qui, ma vuoi costruire lo chiami un'azienda di lungo periodo e hai un progetto di lungo periodo. Ovviamente io da imprenditore ti faccio i complimenti per questa cosa, ed è assolutamente vero che i soldi non sono tutto. Ok? Cioè io non faccio ciò che faccio solo per i soldi, ok? Ci sarebbero altri metodi per guadagnare, io guadagno qualche milione netto all'anno, giusto per la cronaca, lo potrei fare in tanti modi, ma è bello costruire un'azienda, dare sempre più valore, costruire e portare a mercato delle cose che non ci sono, avere i feedback, c'è anche una soddisfazione, una crescita imprenditoriale, ok? Abbiamo tutta una serie di progetti, noi come Big Look International in background, cioè è bello ovviamente è bello costruire, anche perché dopo un certo livello lo stile di vita non cresce così tanto e ci sono ovviamente altre cose oltre i soldi. Io però ti faccio questa piccola provocazione, facciamo che questa cosa la dici quando sei ricco, cioè, vedi, io ho milioni di euro, posso dirti che 1 milione in più non mi rende così tanto più felice, che a livello di stile di vita non cambia niente, cambia però a livello di tranquillità, di potere, tra virgolette, di poter fare altri interessanti progetti di investimento, far crescere e giocare, no? Vogliamo giocare con le cripto? Puoi metterci 50, 100, 200 mila nel tuo giochino con le cripto perché hai tanti soldi dall'altra parte, hai messo la tua famiglia, in questo caso magari solo tu, in sicurezza. Mai detto che, quindi, provocazione, lungo periodo su YouTube, occhio, perché guarda che YouTube non è tuo, il tuo canale YouTube te lo possono chiudere domani. Ora tu fai dei video assolutamente vanilla, assolutamente tranquilli, cioè non vedo quale potrebbe essere il problema. Sappi che chiaramente YouTube ha iniziato a censurare molto di più
il coronavirus ha compresso tutta una serie di cose che sarebbero arrivate con il tempo, una delle quali è una forte censura sui social media riguardo a certi topic. Tu non li tratti, io non li tratto, quindi per ora siamo tranquilli. Però ti invito a riflettere. Un canale YouTube è un asset che non è proprietario, o meglio è proprietario loro ma non tuo, cioè tu non sei il proprietario del tuo canale di YouTube, questa cosa sicuramente la sai. Una delle cose importanti quando si cresce a livello imprenditoriale su tutti i fronti, io è una cosa che insegno ai miei studenti sempre, è diventate proprietari degli asset, ok? Mettetevi in una posizione di sicurezza, questa io ce l'ho, per esempio io insegno tutte le persone che vendono corsi, che da un tuo video mi pare di aver capito neanche ti piacciono troppo, e dopo mi piacerebbe parlare anche di questa cosa. Tutti vendono corsi, usano la nota, per esempio piattaforma Kajabi. Io ho perso il conto, Marcello, delle persone a cui ho detto: passato il milione di euro all'anno, fate una piattaforma proprietaria, noi ce l'abbiamo, si chiama Katanga. E mi hanno risposto: vabbè, ma che cosa c'ha di più di Kajabi? Cioè, è pazzesco. Hai essenzialmente, la tua azienda risiede nel caso di vendita corsi su Kajabi, e Kajabi non è tuo, te lo possono portare via così. Perché dovrebbero? È una domanda stupida che non riflette una mentalità imprenditoriale. Quando uno fa l'imprenditore, e cioè vende prodotti e servizi a un mercato in modo organizzato, è una struttura che lo fa, e si muovono diversi soldi, soprattutto tu non sei ancora a questo livello, ti auguro assolutamente di arrivarci presto. Se fai lo youtuber non ci arriverai, se ascolti i miei consigli ci arriverai. Quando si muovono milioni le persone si ingolosiscono molto, perciò bisogna creare dei ponti elevatoi e dei fiumi con i coccodrilli per non farli arrivare. E il dire il perché dovrebbero farmi qualcosa, il perché dovrebbero attaccarmi, perché dovrebbero rubarmi in casa, per esempio, è una domanda stupida, okay? Quindi bisogna avere controllo dei propri asset. Creati un ecosistema, ok? E qui entriamo un po' nel vivo su come si fanno i soldi. Tu hai un posizionamento ad oggi, un'immagine di ragazzino che fa i video, ok? Ti ho più volte menzionato come Marcellino Pane e Vino, ok? Nel senso che hai questa faccetta pulita, tienitela, è bellissimo, è anche un vantaggio ad oggi. Io vorrei essere più giovane nel fare quello che faccio. Esatto, io abbia 29 anni. Sei un ragazzino pulito che fa i video. Ragazzino pulito che fa i video non guadagna. Te la traslo in un altro modo. Ragazzino pulito con faccia pulita, molto educato, difficilmente avrà... Hai capito dove stavo andando con il mio esempio, su via. Ok, bisogna diventare un po' più pericolosi, un po' più lucratori e avere la mentalità del soldo. Allora, quali sono le possibili traslazioni del tuo business? Sappi che ho consigliato alcune di queste cose a persone molto in vista nel reparto blogging italiani, IT, influencer, persone riconosciute e che potrebbero fare molti più soldi. Bene, ok, basta. Primo, ma tu cosa diavolo vendi, Marcello? E tu che vendi? Vediamo che io ho il portafoglio, non c'è. Ho una pochette, in realtà, no, non si chiama neanche pochette, si chiama Staro, me l'hanno regalata, è di Hermès, no? Dove ho dei potenti mezzi economici, economico-finanziari. Abbiamo un American Express in euro, non ti posso dire da che paese proviene, è una di quelle in plastica perché in quel paese non le danno in metallo come invece le danno in quest'altro paese, ok? Non so perché non mi abbiano ancora dato la Black, visto che spendo più di un milione e mezzo all'anno. Qui c'è un'altra bella carta di credito americana, eccetera eccetera. Sto stemperando la tensione, Marcello, non ti incazzare. Allora, io voglio usare queste carte per darti un po' di soldi. Ho un limite di $80,000 a transazione, probabilmente di più. Ho provato fino a 80,000. Posso spendere un sacco di soldi e io voglio comprare qualcosa da te. Cosa compro? Cioè, tu quali asset di vendita hai prodotto? Tu cosa vendi? Perché se io ti spiego una cosa, se tu non vendi niente, non puoi fare soldi. Cioè, quali prodotti e quali servizi vendi? Questo ce l'ho avuto con Montemagno. Montemagno non lo sa, avrebbe ricevuto dei soldi da me se solo avesse venduto qualcosa. Cioè io sono andato nel suo sito, ma guarda questo qui che comune, magari avrà fatto un corso su come si fanno i video, perché fa dei video carini, assolutamente anti vendita, ma ho detto, io mi formo continuamente, ok? Io compro corsi e incoraggio il mio team, formatevi con chiunque, comprate corsi, altro che no, cioè fate i mastermind, io attraverso il globo da anni.
non ci metto caso, avrà fatto un corso su come si fanno i video tagliati pubblici da entertainment, che non è il mio campo, ma l'avrei guardato solo per interesse, ok? Tu cosa diavolo vendi? Cioè io come faccio a fare click e mandarti dei soldi? La tua mentalità da youtuber, io sono molto secco quando dico le cose, ma non, il mio scopo non è offenderti, ok? E tu hai proprio la mentalità da collaborazioni, affiliazioni, prendiamoci il coupon da 19 su Revolut, promuovo le carte o piuttosto che il placement, queste cose, sono cose che non funzionano, a meno che tu non faccia placement da 100.000 euro, ma potresti farli, semplicemente non lo sai. Secondo me ci sono aziende che ti pagherebbero 100.000 euro a video per fare il placement, ma devi capire come posizionarti per queste aziende e come chiedere 100.000 euro a placement. Ok? Semplicemente non chiedi abbastanza soldi, non vendi prodotti e servizi, ragioni molto ed è estremamente comune è tutta una mia youtuber startup, no? Youtuber startup, parlate tutti voi di progetti, riunioni, iniziative, gruppi, stringendo non guadagnate niente e non, in realtà non fate poi neanche tanto, perché servono i soldi e serve a gente che abbia la mentalità di business. Quindi molti voi youtuber e fate la recensione di Wirex o di Revolut e allora avete il link affiliato dove guadagnate 9 euro, non arrivate da nessuna parte, nessuno guadagna così, ragazzi, vi autolimitate. Ora non so il tuo specifico caso, non mi ricordo, ma penso che tu faccia più o meno le stesse cose, fai qualche video per qualche azienda che ti sponsorizza, guadagnerà, ti daranno il rimborso spese, in più ti allungano i 3.000 euro, i 5.000 euro per farti un culo così con i video e andare in giro con la crew e fare le recensioni, tagliare, non so se tu abbia qualcuno che ti taglia, spero tu abbia un team, ma il team va pagato, che a un certo punto è una disproporzione negativa, perché se da qua il tuo guadagno è poco ma ti crescono i collaboratori, il tuo margine si assottiglia, non è evitabile, matematica, non è Big Luca da Dubai che prima era in piscina, adesso fa il figo con la giacca, è semplicemente così, va bene. Quindi tu cosa vendi? Perché al posto di avere, non vendi corsi? Tu sei l'esempio, io ho fatto questo esempio a un'altra persona, gli ho detto, ma chi più di te potrebbe fare un corso su come si fa un blog? Ti lascio immaginare chi è. Chi più di te può creare un bel corso, Marcello, non a 99 euro, non a 197 euro come il, no? Un bel 1000 euro, non è una truffa, ok? Chi meglio di te può spiegare come fare il travel blogger o creare contenuto online o crearsi una community? Non sul marketing, ok? Marketing non lo sai fare, quindi non chiamarmelo marketing perché lì poi mi arrabbio, ok? Perché un bel video, un bel conto, pensa quanto valore c'è, guarda, se lo fai lo compro, ti arrivano 1000 euro, 1200, no, se poi lo metterai qua 1000, 1200 perché ci copiano tutti, più o meno a questo prezzo qua, ti arriva, giuro che ti compro il corso, ok? E magari gli faccio anche pubblicità, no, sto esagerando, te lo compro però. Su come creare contenuto, su come creare un canale di YouTube, che non c'entra niente col marketing, ma molti vogliono fare quello, tu sai comunicare bene e fai anche due soldini, è una cosa appealing per molti, io voglio che tu ne faccia di più e che cresca ancora di più, creare contenuto, editare i video, come fare delle partnership, come fare delle cose, ora non so se tu abbia già una membership, una cosa, mi sembra che hai dei contenuti, un corso venduto e sponsorizzato e venduto bene, con tutte le tecniche, i sacri crismi di vendita, che non sono una truffa, stai vendendo del valore, ok? Tu quanto hai investito, che culo ti sei fatto per fare i video e per tagliarli e per andare in giro e le luci e i contrasti e quando è meglio filmare e cosa è meglio? Queste sono cose che sono interessanti se uno fa questo, no? Ripeto, cioè io un corso del genere me lo gusto, poi magari non messe, però intanto in pace, vedi, Marcello dice che quando va in giro, che modello di videocamera usi? Ci vogliono dei permessi per filmare? Quali città sono più facili dove filmare? Come fare un'intervista estemporanea? Come intervistare la gente? Come si non lo so, e sarebbero cose interessanti, ok? Come fare delle piccole partnership? Come mettersi in contatto con le aziende per poi sponsorizzare? Ovviamente ti hanno 19 euro o 9 euro o 5.000 euro per farti un culo così, magari a livello imprenditoriale non va bene, ma è una cosa che per esempio ai ragazzini può piacere, ok? Un bel corso a 1.000 euro, scoprirai che monocorso non va bene e nel momento in cui devi vendere un corso ci vuole un'impalcatura per vendere il corso, ecco che iniziamo a entrare nel mio ambiente, c'è bisogno di capire
cosa stiamo vendendo, a chi, come, perché, con quali mezzi. Magari un team telefonico, perché adesso organicamente... Beh, vendita, tu hai un bel canale, puoi fare vendite dirette da YouTube, per esempio, perché YouTube ti funge da enorme fan dell'educativo, ma educativo per cosa? Se tu fai dei video dove non vendi niente, capisci il problema? Devi almeno fare un pitch per il tuo corso. E il pitch non può essere dai un occhio al mio corso, ok? Devi cominciare a capire come fare un pitch di vendita. Dopodiché, tutti i soldi che ti arrivano dalla vendita di questo corso... Ti fanno schifo i soldi? Beh, c'è il problema, dalli in carità, regalali a qualcuno. Reinvestili nel crescere con il tuo canale, qualunque cosa. Metti i soldi nell'andare fuori da YouTube. Questo l'ha fatto per esempio Brian Rose, ok, di London Real. Sicuramente tu lo guardi e lo stimi. Lui non è uno YouTuber, lui c'ha il pelo sullo stomaco, ok? E lui ha studiato da Dan Pigna, persona dalla quale andrò a marzo, ok? Ha creato la sua piattaforma alternativa YouTube, perché su YouTube hanno cominciato a bandare la macchinetta quando ha fatto i video con David Icke, eccetera, eccetera. Non entriamo in questi argomenti, ok? Ma anche lì produco i video. Ma come guadagni? Con la pubblicità hai capito benissimo che si guadagna un cazzo e un barattolo. Magari puoi fare della pubblicità esterna a YouTube con dei placement particolari, ma lì devi avere un team e devi essere il guru di YouTube, quello che può esigere reputazione. Io ho fatto un corso, è chiuso. Ad oggi si chiama Guerra Psicologica. Ti sembra normale che tu abbia 600.000 iscritti e guadagni poco? Non è normale. Questo è normale tra di voi, ma è assurdo. Ti posso assicurare che tra due, tre... A mio parere è già cominciata questa cosa per te, perché la percepisco. Dopo tre, quattro, tu hai detto, se divento ricco tra 15 anni... No, ma così non lo diventi. Non è che un giorno succederà qualcosa dove tu guadagnerai un sacco di soldi. Se non hai la mentalità del business e degli affari... E io ho parlato con delle persone che sono percepiti essere dei blogger o che invece sono uomini d'affari e giustamente poi hanno i milioni di euro in banca, ok? Non è che tra 15 anni cambierà qualcosa, sarai pieno, sarai frustrato, porca miseria, ha ragione il Big, ma ha fatto il video 15 anni fa. Devi capire come si fanno affari, ok? E devi imparare a non sentirti sporco in questo, non stai rubando a nessuno, stai monetizzando ciò che stai facendo. C'è tutta una serie di sensi di colpa, no? I paradigmi, le abitudini che una persona ha attorno al denaro, le credenze che una persona ha attorno al denaro, il fatto che stai depredando qualcuno, che devi guadagnare il giusto ma non tanto. Hai notato che le persone guadagnano sempre just enough, sempre appena appena il necessario per pagarsi le spese e mai di più, perché credono che non si debba guadagnare di più, è sporco guadagnare di più. Te vuoi essere quello senza soldi in banca quando c'è il Covid? Anche la tua attività ne avrà sofferto, oltretutto. No, bravo che hai fatto più soldi durante l'anno del Covid, ma non era scontato, quindi ti faccio anche complimenti da quel punto di vista, ok? Ripeto, una delle cose immediate che tu puoi vendere sono informazioni altamente pagate, consulenza. Tu per quanto la vendi, sicuramente farai delle consulenze, devi fare assolutamente high ticket, devi avere un sistema organizzato che ti vende la consulenza, ok? Placement, video. Se hai guadagnato 200.000 con 600.000, ovviamente non ti sai vendere. E ora qui arriviamo, non ci arrivi piano piano. Questa è la mentalità che ti devi togliere. Questa cosa del sì, prima o poi, sì, e non c'è una strategia. Sai come si chiama sta cosa qua? Marketing della specie, sì, ma speriamo succeda qualcosa, cioè niente. Non dovresti avere un aumento incrementale, ma esponenziale. Cioè se tu parti a chiedere, ad esempio, 80 euro per una consulenza, a chiedere 3.000 euro all'ora per una consulenza, non ci arriverai mai, ma ti accorgerai che il tuo tempo e le competenze che puoi aver accumulato valgono messe in leva 3.000 euro all'ora. Ma non è che ci arrivi perché ci arrivi piano piano. Ok? Questa cosa del piano, no, ma troppo, no, ma bisogna andare con calma. È una cosa ripetuta da chi è arrivato a 50 anni, è arrivato a 60, si gira, 60 andata. Ok, perché aspettare? Potresti fare tante iniziative, tante cose belle, potresti diventare ricco, sai, si sta meglio da ricchi, eh? Credi a me. Tu avessi quantomeno un paio di milioni di euro in banca, saresti molto più tranquillo, potresti fare tante cose belle, potresti goderti molto di più la vita, potresti delegare di più, eccetera, eccetera. Ok? Ecco, vorrei dirla questa cosa perché ho guardato parti, sono sincero, non tutto, quindi non vorrei... Però guarda, tu hai fatto un video su i guru del marketing che vendono i corsi.
Questa purtroppo è una piaga del mercato in lingua italiana, che non voglio fissare io, anche perché io purtroppo sono in realtà l'artefice di tutti i guru che sono venuti fuori, quindi mi prendo la mia responsabilità. Oltretutto, l'altro giorno io non ho i social, però siccome adesso siamo in lancio di A Tubo Duro, il corso su YouTube, ho fatto un live su Facebook e... no, questi sono i giardinieri che tagliano, vabbè. E una persona mi ha chiesto nel live su Facebook, ma guru vuol dire truffatori, vero? E io da lì ho capito che forse in Italia la parola guru ormai fa sinonimo con truffatore. Quindi siccome io mi definisco guru, è un problema questo, vabbè. Ci sono ovviamente elementi da cui stare alla larga e ci sono elementi da cui stare alla larga in qualunque nicchia. Non mi dilungherò sui guru, difesa di guru, non me ne frega assolutamente niente. Tu però hai detto una frase che mi ha turbato e non l'ho sentita solo da te. E la sento da chi guadagna poco. Ok, la frase è questa. Ragazzi, non spendete soldi per i corsi, per quelli lì, no, i guru con le Lamborghini. Qui non voglio sindacare in questo video, frega niente. Perché tutto ciò, loro vendono, cioè qual è l'accusa in qualche modo, no? Passami il termine. Loro ti vendono a migliaia di euro informazioni che si trovano anche gratis. E tutto ciò che loro insegnano si trova gratis. Voglio andare a scavalcare questa affermazione e andare nello sponsoring thought. Cioè qual è il paradigma di riferimento? Qual è la credenza di riferimento della frase che tu hai detto? E in qualche modo qual è l'assumption, cioè l'automatismo mentale che una persona può stringere da ciò che dici? E beh, tu in qualche modo penso sia inconsciamente convinto di sapere dove siano queste informazioni, ma non lo sai però, perché se tu lo sapessi saresti ricco. Marcello, tu dove si trovano le informazioni su come si diventano ricchi di quei guru che tu sai che loro vengono a pagamento, ma tu sai che si trovano gratis? Non lo sai, oppure l'avresti fatto. Non ti offendere, questa è una cosa chiave. Quando tu non hai risultati in un'area, risultati che tu velatamente vuoi perché di soldi parli e perché tu hai essenzialmente un'azienda, l'hai detto, però ti comporti ancora, ma sì, perché il valore, la community, grazie ragazzi che mi seguite, non è un'azienda quella roba lì, ok? Quindi tu come si fanno tanti soldi con YouTube? Mettiamo che tu abbia un'azienda che è su YouTube, ho già detto che non è esattamente così, ma te la passo? Non lo sai, se no l'avresti fatto. Non è che piano piano lo saprai, ok? Quindi, e questa è una frase, questa avversione alla formazione, questa avversione ai corsi, nonostante non tutte le persone che vendono corsi sono persone a cui affidarsi, su questo insomma, penso di fare anche un lavoro educativo piuttosto aggressivo, oltretutto da 3 anni in lingua italiana e ancora prima inglese, nel senso che bisogna stare un po' attenti, però questo è vero in qualunque nicchia, su via, youtuber compresi. Questa no, ma io non ho bisogno di formare, no, ma i guru, no, ma i corsi, no, ma questa gente che vende, cioè il settore e-learning e online education, allarghiamo, non per forza i guru, lo stereotipo di Tai Lopez, che comunque, voglio dire, siccome ho fatto il nome di Tai Lopez, cioè non è un cretino, prova a guardare e acquistare e ascoltare cosa dice Tai Lopez. Cioè, potrebbe esserti utile? Ma secondo me sì. È un settore gigantesco, è un settore in espansione, è un settore del quale tu fai parte ma non vuoi ammetterlo, ok? Io ho notato, e questa è una cosa assolutamente vera, col corona si è un po' ristretta, cioè chi vende corsi è ormai equiparato a chi vende cocaina. Allora, ma tu vendi corsi? Guardate che vendere corsi non è illegale, a me sai cosa mi è stato detto? E non solo in uno. Voi che vendete i corsi siete, guarda caso, tutti a Dubai, vero? Perché a Dubai sì, non c'è l'estradizione. Cioè, ragazzi, guardate che vendere i corsi, no, cioè, no, no, non siamo narcotraffico. Ora che poi qualcuno venda corsi e metta sulle truffe, perché no, vergogna, cioè, però, cioè c'è un... vendono corsi.
cioè come, oddio, ma, cioè, ma no, ma veramente, sì, veniamo dei corsi, mm? E dovresti venderli anche tu vendi corsi, ma non te ne rendi conto, anche tu sei in realtà un infomarketer. Non ti devi offendere, mancato e fallito in questo, cioè non hai ancora accettato cosa tu stia facendo e non c'è niente di più pericoloso di entrare in un settore in punta di piedi. No, ma io non c'è, ok, io facevo il buttafuori, so che sembra strano ma è così, e avevo una discreta reputazione in Inghilterra, che facevo buttafuori a Nottingham, l'ho fatto anche in Italia per brevissimi periodi. Nottingham, se mai dovessi passare per Nottingham, vai al, dovesse esserci ancora, penso di sì, il Bluebell, il manager, almeno ai tempi si chiamava Kef, chiedigli di Luca il buttafuori italiano, vedrai che si ricorda. Oppure vai a St. James Street, chiamata Vietnam, oppure la Valle della Morte, vai allo Schnapps e di fronte c'è il l'Up and Down Under e chiedi di Luca il buttafuori italiano. O al Babar Oakley, lì magari ci trovi Errol, il mio primo capo, vabbè. Non c'è niente di più pericoloso di entrare in una situazione pericolosa, ok? Cioè, fai il buttafuori, ci sono 5 ubriachi che ti stanno provocando e hanno le bottiglie in mano. Non è scusate, cioè lì bisogna entrare a menarie. Il business, cosa che tu stai facendo in realtà, è un ambiente dove si ragiona con le regole di business. Non c'è niente di più pericoloso nell'essere in un ambiente e di fare il guru però only a little, no? Perché in qualche modo, se tu non sei un esperto e non sei un bravo youtuber, la gente nella tua mentalità quantomeno non ti segue, tu non hai la community dalla quale tu derifo drafa peschi un po' di soldi. Quindi c'è già un ragionamento di io sono un guru, però non lo fai bene, non fai bene il tuo lavoro, perché non, tu pensi di essere uno youtuber. Ma cos'è uno youtuber? Vuoi andare avanti tutta la vita a farlo youtuber? Secondo me no, e ti dico il perché, te lo rispiego. A parte che gli youtuber non fanno soldi, con alcune eccezioni americane, ok? Quindi so già che magari poi nei commenti di questo video, e io ho menzionato queste Meet Kevin, ok? Steven Graham sicuramente, no? Tu sarai un fan di Steven Graham. Persone che guadagnano dei milioni con la I netti, perché poi le spese sono, stanno a casa a fare i video, quindi insomma non hanno molte volte neanche nessuno che edita i video, le spese sono negligible, cioè sono poche, e guadagnano magari $300,000 al mese, ok, con la pubblicità di AdSense in America. A, sono eccezioni, B, nel mercato in lingua italiana o anche solo nel mercato europeo pressoché impossibile, oltretutto pericolosissimo perché è una fonte di reddito che non è tua, basata su un canale che non è tuo, e finché ti arrivano $300,000, parlo per esperienza personale, cioè, ok, quando poi ti si troncano è un problema. Perciò, Marcello, tu hai delle enormi, secondo me, potenzialità. La tua faccetta pulita e il tuo fare da ragazzino non aiutano, ok? Non credere che, essendo carini, giovani, si vada da qualche parte, ok? Te la metteranno alla velocità della luce. Nel business non giocare, ok? Il business è business e tu sei già nel mondo del business, ci sei però in punta di piedi, un po' così stai capendo, e va benissimo questa cosa qua. Non mi piace l'avversione che ho visto, secondo me nutrita, non la voglio mettere giù pesante, anche dalla frequentazione di persone che sono anche più avanti molto di te con l'età, e lì è un problemino, ok? Io ho notato, avevi fatto un'intervista tu con Montemagno sulla vendita di corsi, e scusami se io ti dico questa cosa, cioè, ma, ed eravate lì a esprimere le vostre opinioni, ma chiedere a chi ci fa dei milioni con i corsi è difficile, cioè perché averle, secondo te qual è il prezzo a cui si vende? Il prezzo a cui si vende è il fattore del profitto che vuoi fare diviso il mercato di riferimento, quanto è grosso, e si vede quante unità puoi vendere, e quindi da lì derivi il prezzo a cui devi vendere. Ecco qui a che prezzo devi vendere. C'è un motivo se tutti i guru vendono a prezzi alti, perché le informazioni vendute a prezzo basso non funzionano. Ma perché esprimere ed essere titubanti e esterni a un mondo in cui in realtà dovresti essere interno? No? Quindi, non youtuber, non ragazzi, fai dei video molto belli, ma facendo video che fanno vedere delle cose molto belle, oltre a qualche euro di visualizzazione, ripeto, se poi vogliamo scherzare, fossi tu una persona
senza uno staff, senza obiettivi, mi andrebbe bene il discorso, sono nel regime dei minimi, guadagno 4.000 euro al mese, lordi, che diventano azienda, no beh, il regime dei minimi è il 5, diciamo diventano 3 netti, non so, fai tu il calcolo, e 3 netti è meglio di fare l'impiegato da McDonald's, con tutto il rispetto. Ok, va bene, ma è un gol piuttosto basso, ok, da quello che ho potuto vedere traspare invece un'enorme voglia di crescita, perciò devi diventare un businessman, non associare businessman, nel tuo campo è l'infomarketer, fai dei video, cioè Marcello, sei un infomarketer, semplicemente non te ne stai accorgendo, cioè le tue informazioni che dai nei video te le sta pagando Google al posto di fartele pagare dai clienti ad alto prezzo, ma in realtà sei un infomarketer che fa dei video, questo è semplicemente il modo in cui è. Ok, non avere l'odio verso la forma, formati, prendi gli aerei, no? Come ho fatto io, come abbiamo fatto in tanti, vai a Los Angeles, vai, vieni a Dubai, vai dove cavolo vuoi, ok, a formarti, guarda un sacco di video, ci sono, è vero, molte risorse si trovano gratuitamente, assolutamente, non sto dicendo di no, frequenta persone che fanno impresa più seriamente, che hanno un business, che non sono solo degli youtuber che ti dicono che lo youtuber, il valore, gli iscritti e poi un giorno aspettiamo e vediamo, che, perché quello non ti serve, va bene? E metti su un'azienda, l'azienda funziona con i soldi e l'azienda deve fare un profitto stellare, comincia a fare dei milioni, dopodiché io come dico, se non ti piace avere dei milioni in banca, puoi semplicemente darli via in carità, ok? Io una delle cose che per esempio dico sull'aspetto invece della, una delle cose anche sulla quale tu ti sei focalizzato è la finanza personale, che è un argomento molto bello, hai tutta una serie di colleghi che dovrebbero guadagnare molto di più che non lo fanno per esempio, no? Io consiglio di non avere debiti, no? Io non ho debiti né a livello corporate né a livello personale, e dico sempre, tu non avere debiti, ripagali se ce li hai, ma se poi ti fa schifo non avere debiti, puoi sempre riandare in debito è una cosa risk free, peraltro mi suona il cellulare, adesso aspetta che faccio un po' il guru. Allora, nel produrre questo video ho guadagnato 600 più 500 più 300 più 2000, no, siamo in lancio, dai che non so se si vede, adesso non voglio neanche far vedere i nomi, le notifiche, dai penso si vede, dai che ti sto prendendo in giro, però a parte gli scherzi, dai retta a me, ok? Metti su un'azienda, vai full force, ok? Non essere solo su YouTube, che non vuol dire vai su Instagram, ok? Una piattaforma proprietaria, un tuo brand, vendi prodotti e servizi, ci devono essere prodotti e servizi venduti per il pubblico alto spendente, quantomeno vuoi anche fare, e c'è assolutamente una cosa altamente manipolatoria, ma è il posizionamento per tutti, in realtà devi essere elitario, ecco il sono per tutti, incontriamoci, volemose bene, non funziona. Puoi farlo credere, ci sono persone che lo fanno credere, poi se la tirano e chiedono 50.000 euro per una conferenza, giusto, però questo è un altro discorso. Ok, ciao, sono Marcello, il viso pulito, abbracciamoci, vogliamoci bene, voglio dare un sacco di valore, va bene se poi sai fare il figlio di P quando ti incontri con le aziende, metti i piedi sul tavolo e dici ok, adesso però parliamo d'affari, mi andrebbe bene. Non ti snaturare se io non sono una persona particolarmente empatica e particolarmente simpatica, anche se poi non è vero, va bene, e quindi la mia personalità è questa, non è un personaggio quello che vedi là, è la realtà. Mi dicono che di persona sono diverso, ma forse inconsciamente faccio il Big Luca di fronte alla telecamera, non lo so, ma mi viene naturale. Quindi anche che tu voglia avere dei prodotti e dei servizi e un, passami il termine, penso di esprimermi con termini che conosci, un front-end per tutti, che già è molto pericoloso, il back-end ci deve essere un qualcosa venduto per il pubblico alto spendente, che tu ci creda o che non ci creda, ci sono persone pronte a pagarti 10, 20, 30 volte e tu te lo meriti, non c'è assolutamente niente di male, ok? Te lo ripeto. Ciò che tu adesso vendi a qualunque, pensa a un servizio, una tua consulvenduta a 500 euro, non so se l'avessi detto tu o qualcun altro, però conosco abbastanza i prezzi per un video di sponsorizzazione, ti possono dare il rimborso delle spese più qualche migliaio di euro, ebbene potresti prendere 10, 20, 30 volte tanto se tu ti sapessi vendere meglio, e se tu nei video,
oltre a dare il tuo valore, cioè, ci fossero anche delle chiare vendite, ok, di quello che stai facendo, va bene? Quindi sto pensando ad altre cose che ti posso dire. Ne avrei tante per, diciamo, ragazzi della tua età. Anche questo è tutto un altro discorso, però tu hai fatto, e ci sono diversi ragazzini, ma nel senso buono, che parlano per esempio di finanza personale e investimenti, una cosa assolutamente mirabile. Io non riesco a capire il perché queste persone qua, i nomi li hai capiti, voglio dire, non vendano i loro servizi a più caro prezzo, perché fanno delle ricerche che io prima stavo guardando un video di uno di quelli, cioè, ma cazzo, ma vendi qualcosa? Bravo! Cioè, lasciando poi perdere che manca una competenza vera di denaro e di massa critica, perché poi dico, ho guadagnato un euro con l'azione I, okay. Però quantomeno, e anche lì, insomma, mi è stata chiesta questa cosa dai miei, invece della Big Luca, dal mio pubblico, e a volte mi chiedo, cosa pensi del crowdfunding, cosa pensi di, perché ci sono le recensioni di questi youtuber, e dico, vedi, loro in realtà non vogliono investire in queste cose, cioè non gliene frega. Loro lo fanno per l'eccitamento anche, oltre che per le affiliazioni, l'algoritmo di YouTube, ma per l'eccitamento di provare un progetto nuovo. Aspetta che mettiamo 20 euro sul crowdfunding, lending, peer-to-peer, poi dico, ho guadagnato 60 centesimi. E loro possono farci il video, e hanno fatto un documentario, perché voi credete di essere dei documentaristi che devono guadagnare 60 centesimi. Questa cosa qua, fatta invece a un altro livello, ed è uno stacco anche proprio mentale, può portare più soldi, ragazzi, più soldi porta, cioè non soldi per essere avidi e semplicemente, ok, non so perché si è illuminata la camera, va tutto, sì, non soldi semplicemente per essere avidi e per andare a bere champagne nelle discoteche, che ricordiamoci anche qui, non è illegale ed è assolutamente un obiettivo assolutamente legittimo, è una cosa, io a volte lo faccio per esempio, ok, ma non c'è solo quello e non ci deve essere solo quello nella vita, cioè sono assolutamente concorde questa cosa, ma si cresce, si possono fare cose sempre più interessanti, e queste cose interessanti devono essere remunerate, ok? Marcello, se ti interessa sapere come usare YouTube per vendere, puoi assolutamente investire nel programma che si chiama A Tubo Duro, www.atuboduro.com. Se non te ne frega niente, non farlo, però fai tesoro. Devo chiudere questo video con un pitch, ok? Impara questa cosa, non rimandare, ok? Non dire, no, vabbè, ma sono che, no, ma io so, no, ok, vediamo se c'è qualcosa da imparare. Io, la mia avventura sui soldi, sul mondo del business, della crescita personale, è cominciata incontrando una persona che mi ha detto, io guadagno tanto, tu non guadagni niente, è possibile che io, che guadagno tanto, sappia qualcosa che tu non sai? Che non è ovvio. Cioè, no, le persone stupide ti chiedono, ma cosa c'entra? I risultati dicono sempre la verità. Perciò tu, i tuoi amici youtuber, a tuboduro.com, non volete investire nel programma Affaracci Vostri. Marcello, ti stimo, ok, ti voglio bene. Se passi da Dubai, beviamocela una birra. Però voglio vederti fare del grano, ok? Voglio essere un imprenditore fatto e finito, non lo youtuberino giovane. Puoi fare molti, ma molti più soldi, e quindi puoi creare molto più valore. Prendi i soldi, reinvestili in del merchandising brandizzato, in dei contenuti o delle interviste ancora più fighe, però a livello magari internazionale. Allora devi avere un team che te le traduce quelle interviste. Vuoi avere un ufficio fisico, adesso col tempo Covid sembra quasi una bestemmia, no? O delle persone che vendono i tuoi placement, che devi assolutamente fare più soldi e più grano, e puoi essere anche un esempio di impresa che parte da YouTube, ma impresa vera, non persone che comunicano, fanno video e che si devono spiegare che sono degli imprenditori, oltretutto, no, quelli che poi cominciano, perché io il marketing, no, non è il marketing online, no, non tu persone, adesso devo dire la verità, però ce ne so, ti puoi immaginare, perché io che sono imprenditore faccio marketing online, e non è assolutamente così, marketing online, la monetizzazione è un'altra cosa, e sicuramente non la monetizzazione di AdSense, ok? Quindi io spero questo video ti sia utile.
non fare il barbone per 2 lire, che è importante nella vita. Prendi a tubo duro, studia, formati, lucra, e non frequentare gente che perde tempo e non lucra, perché il lucro è molto molto importante. Sono Big Luca, arrivederci.